Quest'anno la parola d'ordine è rivoluzione, perché se 1 miliardo di donne violate è un'atrocità, 1 miliardo di donne che balla è una rivoluzione. Abbiamo iniziato sollevandoci con una straordinaria partecipazione nel 2013, abbiamo posto il problema della violenza maschile sulle donne all'attenzione di tutto il mondo. Nel 2014 abbiamo preteso giustizia, ora pretendiamo cambiamenti, cambiamenti nelle nostre vite e in quelle delle nostre figlie. Il lugubre repertorio degli abusi e delle violenze quotidiane, dei femminicidi, delle mutilazioni genitali, degli stupri di guerra, delle bambine spose, del commercio sessuale è ormai più che noto, come pure è sempre più evidente che metà del genere umano, le donne, è sacrificato all'altro genere, attraverso strutture sociali, una cultura, un ordine simbolico che non prevede la libertà femminile, che mette al centro l'uomo e la sua realizzazione. Siamo stanche di dover continuare a difendere le libertà conquistate. Siamo stanche di denunciare le tante discriminazioni, le violenze, le atrocità che siamo costretti a subire, l'ingiustizia e la negazione di cui siamo vittime. Siamo stanche di essere vittime. Pretendiamo cambiamento. Intendiamo produrre cambiamento, stiamo producendo cambiamento, stiamo rivoluzionando i rapporti tra i generi, stiamo smascherando la pretesa di un linguaggio e di un pensiero neutro che in realtà cancella l'esperienza femminile. Stiamo cambiando la storia, il posto delle donne nel mondo e nella storia. Questa è la nostra rivoluzione. E vogliamo affermarla ballando. Il ballo esprime l'energia e la bellezza del nostro corpo, esprime la gioia di essere insieme e di prendere forza dallo stare insieme. All'umiliazione sostituiamo la gioia, alla vergogna la fierezza, alla passività la creatività, all'ubbidienza l'azione responsabile. Ai tanti ragazzi presenti in questa piazza, a tutti quelli che hanno il coraggio di dissociarsi dal modello patriarcale e predatorio, chiediamo di essere vigili e autocoscienti, di essere per le nostre figlie teneri, creativi, gioiosi, responsabili compagni di gioco, di avventura, di questa splendida avventura che può essere la vita, che dà valore alle relazioni e alle differenze. Dopo questo momento ci lasceremo festose e piene di energia, dandoci appuntamento al prossimo 14 febbraio. Ma io dico che l'appuntamento è domani, dopodomani, dovunque ci troviamo, a scuola, al lavoro, nelle nostre famiglie, nelle istituzioni, per fare rete fra noi, per difenderci e cambiare, perché nessuna donna resti indietro, isolata e subalterna, perché è insieme che conquistiamo la nostra libertà.